Naja, 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 Naja. Questo è parte del corso che stiamo facendo per il progetto Cinema Ambulante dell'Associazione La Guarimba, un progetto che vuole mettere insieme italiani, stranieri e rifugiati per conoscersi e riconoscersi come esseri umani attraverso il cinema e l'illustrazione. Questa è una variazione dello speed dating, quando coppie si vogliono conoscere per vedere se hanno cose in comune. Una cosa analoga, però senza l'aspetto romantico. Per eliminare l'incomprensione penso sia fondamentale avere un dialogo con le persone. Appena inizi a conoscere qualcuno, inizi a capire che hanno le stesse paure o le stesse passioni che hai tu, tutto d'un tratto la discriminazione è molto più difficile averle. Lo scopo di questo gioco qua hanno 2 minuti per conoscere la persona che gli sta di fronte. Ogni 2 minuti devono, il cerchio interno si sposta di un posto e si ritrova davanti a una persona nuova con cui parlare. Cambio! Abbiamo vinto questo bando del Ministero dei Beni Culturali Migrarti e abbiamo voluto mettere a disposizione qui in Calabria, che è nel centro di rifugiati di Amantea in particolare, mettere in atto questa bellissima scuola Guarimba, dove vedremo cosa può succedere attraverso il documentario e l'illustrazione. L'integrazione nasce da questo, nasce dal mescolarsi, interagire con l'altro, capendo qual è la sua cultura, quali sono le analogie e anche le differenze. Farlo in questo caso, il caso che mi ha colpito, addirittura senza avere nemmeno lo strumento della lingua comune, ma attraverso dei gesti, attraverso un lavoro che in questo caso è visivo e l'arte, è l'espressione forse massima dell'integrazione. Io credo che qualsiasi persona, se tu gli dai 2 pennarelli, un foglio di carta, tutti provano a disegnare. Non dovevano fare un'opera d'arte, solo disegnare. E credo che l'arte può aiutare anche a comunicarsi e a buttare fuori cose che non vuoi dentro, no? Sono qua chiusi e sempre a pensare che gli manca qualcosa, perché sì, gli mancano tantissime cose, però una cosa così semplice come disegnare o dipingere può aiutare tanto anche a essere un po' più tranquilli. Can we find things on YouTube? Ci facciamo problemi grossissimi e siamo affortunati di vivere dove stiamo vivendo, e l'unico che possiamo fare è aprire le porte e smettere di avere tanti pregiudizi per gli altri. Stiamo vedendo squadre camerunesi con calabresi, con senegalesi, con mongoli, con rumeni, insomma abbiamo, diciamo, una bella miscita, no? Una mischia di nazionalità molto interessanti. Give the truth. Our story is talking about the Jews relation, what kind of relationship all the people, the African people, Asian people, Italian, I don't know how to say it, the white people, what things we have in common, the Jews. We are all using Jews. So we went to use that Jews like object to do our documentary. Io non sono italiano. Esatto. Però sto parlando con te la lingua italiana. Lo so. Integration. Ibrahim is our translator. Integration. Vedere me e Ashley camminare per strada non deve essere un problema. Molta gente ci guarda con curiosità per capire che cosa siamo, se siamo amici, se siamo collaboratori, se lui è il mio facchino e io sono la regista. Quando riusciremo a non girarci per strada per vedere una donna bianca e un uomo nero e chiederci che cavolo ci fanno insieme, allora quella sarà integrazione.
Pour moi, l'intégration, c'est la capacité de pouvoir découvrir ce que l'autre est. Tu sais, le plus difficile dans la vie, c'est de se connaître. Et la plupart du temps, nous avons parfois des préjugés à l'endroit des autres personnes. Donc nous avons cette tendance de mal juger les gens, de mal interpréter les cultures, les diversités. Ci sono quelli dello spazzolino che stanno facendo il suono e si stanno ancora lavorando da bene. Ci sono Giuliana, Boris e Ibrahim che sembrano autonomi ma non ho ancora visto cosa hanno fatto, spero che gli stia riuscendo perché non li ho seguiti per niente. Questi ragazzi qua stanno portando avanti il loro lavoro, sembra che abbiano capito quello che stanno facendo. Quelli delle mani hanno un'idea tutta nuova, hanno cominciato un film nuovo oggi praticamente. La luce della sala è caduta, è partita la luce della sala riunioni e dell'ufficio grande dove lavora tuo padre di solito. È successo un casino. È un sovraccarico di elettricità sicuramente. Sì, infatti c'è un po'. Now it's like 5 a.m. This almost finished. Almost finished? Wow. I think and I hope so. Why are you in the dark? Because it's the light is off. Suddenly. Io ho avuto due giorni di problemi tecnici perché l'hard disk non leggeva il formato che era stato girato. Il mio computer non era abbastanza nuovo per poter sopportare quel materiale. Quindi abbiamo trasferito tutto su un altro computer. Quel computer non andava più bene. E poi oggi. Stasera si è bloccato tutto. Non dormire prima della proiezione mi darebbe fastidio. Quando saranno le proiezioni? La proiezione sarà tra 4:57. Quindi 17 ore. Tra 17 ore? Sì. Bene. Ce la possiamo fare? Sì. Ce la dobbiamo fare. Mi sembra di avere jet lag, tipo. Sto lavorando adesso da quasi 24 ore. Avevo dormito 3 ore ieri notte. E forse 4-5 la notte prima. Come mai? Una combinazione del lavoro e della festa del dopolavoro. Però di oggi solo lavoro. Solo 7 progetti da finire. Ci siamo quasi. Sto malissimo. Emergency abbiamo ritenuto il progetto molto interessante, tant'è che lo abbiamo anche patrocinato ufficialmente, diciamo, perché accedere a realtà culturali in territori difficili è qualcosa sul quale è necessario lavorare. Noi ci occupiamo di sanità, ma la cultura è un aspetto assolutamente centrale anche nel nostro modo di contribuire a questo. Adesso sì, la prova del 9, dobbiamo vederli sul grande schermo, presentarli a un pubblico. I film stessi secondo me sono un effetto secondario di questo laboratorio. Quello che noi in realtà volevamo era portare insieme delle persone di culture diverse che altrimenti avrebbero difficoltà a incontrarsi proprio. Che si parlassero, che si confrontassero, che si raccontassero le loro opinioni e le loro storie di vita. La crisi nasce dal modo in cui noi reagiamo al loro arrivo. Se noi decidiamo che sarà una crisi, decidiamo che sarà un problema, decidiamo che la gente deve essere messa in campi e centri di accoglienza, allora sarà una crisi. Se invece noi impariamo a sfruttare l'intelligenza, i talenti, la voglia di fare delle persone che arrivano, allora sarà un arricchimento.